Molto bene. Oggi parliamo di un qualcosa di può sembrare un po' così, un po' strano farlo al giorno d'oggi. La maggior parte dei web designer oggi ti dicono rifallo sto sito. No, noi questa volta partiamo da un sito web che per fortuna avevamo già fatto noi. Parliamo di un bel restyling web. Quindi il restyling è un'operazione sempre molto delicata, molto complicata, perché bisogna riuscire comunque a dare un nuovo volto a ciò che si sta mostrando. Parliamo di fondamenta, avevamo delle belle fondamenta qua, siamo riusciti a farlo proprio perché arrivavamo da un buon sito web, senza snaturarlo, rinnovandone concetti ed estetica. Allora, come vedete qui partivamo da una soluzione che ormai era datata, non era più al passo con le tendenze attuali, quindi in termini di design, usabilità, accessibilità, cioè avevamo molti problemi, molti conflitti con le tecnologie che comunque avanzano. Quindi il nostro lavoro si è concentrato non solo sul dare una nuova veste grafica, ma comunque nell'aiutare effettivamente il cliente ad avere un'identità web sempre più ben definita. Lo abbiamo fatto ad esempio nella pagina home, per parlare spiccio spiccio, che presenta comunque contenuti rotanti. Cosa vuol dire contenuti rotanti? Vuol dire che in base al giorno i contenuti cambiano. In base alle esperienze dell'utente, il contenuto viene riproposto in modo da gradarlo maggiormente e farlo contattare più velocemente, dandogli quello che realmente necessita, in modo che l'utente comunque abbia davanti un sito sempre diverso, sempre dedicato all'esperienza del client. In poche parole, parliamo di un sito web attivo nel mostrare veramente i prodotti in vendita, i prodotti proposti dall'azienda. Il tutto infatti ha lo scopo di evidenziare specifiche caratteristiche di prodotto volta per volta. In questo senso, comunque, sono state anche realizzate landing page per pagine di prodotti specifici. È un sito con comunque tantissime pagine, un volume molto grande, quindi di contenuti, che per gestirlo, quindi ci è voluto un attimino. Per gestirlo al meglio è stato realizzato un mega menu in cui sono visibili categorie e sottocategorie. Avere dei prodotti diversi implica che il tipo di utente possa essere comunque diverso. Quindi, per questo abbiamo inserito dei contact form dinamici specifici per ogni tipologia di prodotto. A seconda di cosa vado a visualizzare, potrei avere esigenze completamente diverse. Tutti questi prodotti sono visualizzati nella sezione catalogo, come vedete. È un catalogo muto, si dice catalogo muto, non mi permette l'acquisto, mi permette il contatto, la conversione. Quindi senza prezzi, ma già tutto impostato come se fosse una struttura di un e-commerce che magari servirà poi nel futuro per una futura espansione. All'interno troviamo descrizioni, dati tecnici, vengono semplificati comunque anche con piccole iconcine per facilitarne la lettura. Ed ogni pagina è comunque corredata da banner promozionali che rimandano ad altri prodotti e categorie. Per questo cliente è stato svolto un lavoro di editoria molto voluminoso, dove siamo andati a descrivere proprio i particolari tecnici di ogni singolo prodotto. Pensate che sono presenti oltre 200 prodotti, quindi il nostro reparto di editoria è stato in costante comunicazione col cliente per recepire dati tecnici, descrizioni di informazioni legate ad essi. Anche le traduzioni hanno avuto un grande peso all'interno dell'economia del progetto. Infatti, in questo sito si possono trovare traduzioni sviluppate da noi in ben tre lingue e sono presenti alcuni prodotti visualizzabili solo in una lingua, grazie all'individuazione del GOIP. Vi spiego meglio. Se un client visualizza il sito dalla Francia, vedrà i prodotti dedicati agli utenti francesi. Se lo apre invece dagli USA, vedrà altri prodotti scelti in base a quello specifico mercato.